io ringrazio intanto per l'invito. La mia testimonianza oggi è quella della pubblica amministrazione, cioè quello che volevo dire oggi era la pubblica amministrazione è partita in anticipo, ha già avviato questo processo informatico di dematerializzazione di alcuni pezzi di tutto quanto il processo che va dall'ordine al pagamento, e proprio per questo volevo far vedere quali erano appunto i risultati, come stiamo andando avanti. Quindi non so se... Ok, l'Italia quindi dal punto di vista della pubblica amministrazione è partita prima perché c'era un forte commitment politico, quindi si è deciso di far partire con la fatturazione elettronica attraverso appunto la costituzione da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale di quello che era un gruppo di lavoro che aveva più competenze istituzionali per i progetti, per l'attuazione dei progetti strategici, e quindi la fattura elettronica, che era la chiave di volta, era un pezzo di tutto quanto il processo, è stata resa obbligatoria appunto alle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non sono poche, stiamo parlando di 22.600 amministrazioni pubbliche che si sono divise sul territorio appunto attraverso i loro comuni e istituzioni, cioè sono tante. Ogni pubblica amministrazione doveva appunto determinare qual era il suo punto di ingresso della fatturazione elettronica, quindi doveva definire quali erano gli uffici, i centri di costo che ricevevano la fatturazione elettronica. Questi centri di costo sono esplosi rispetto alle 22.000 amministrazioni, abbiamo 54.000 uffici di fatturazione elettronica, quindi 54.000 centri di costo che ricevevano fatture elettroniche. Tutto questo appunto perché? Perché ogni singola amministrazione ha delle dipendenze territoriali che sono anche molto estese. Se noi vediamo l'arma dei carabinieri, ha circa 6.000 questure dei carabinieri in giro, e ogni questura aveva un proprio centro di raccolta delle fatture elettroniche. Quindi l'arma dei carabinieri, che è un'unica amministrazione, aveva necessità di circa 5.000 uffici che ricevessero fatture elettroniche. Così via anche appunto la giustizia, che ha appunto tutti i tribunali, ha tante dipendenze territoriali che avevano necessità di avere una propria autonomia di gestione della fattura elettronica. Le fatture, a che punto siamo? Questo è appunto il processo. Il processo prevedeva che le fatture venissero mandate al sistema di interscambio, e il sistema di interscambio le destinava alle pubbliche amministrazioni che le gestivano. Ad oggi noi abbiamo 14 milioni di fatture, anzi, questi dati sono ad agosto. Oggi, al 30 settembre, i dati sono aumentati di altri 2 milioni. Siamo a circa 17 milioni di fatture che sono scambiate con la pubblica amministrazione. E come ha detto Carmelo poco fa, lo scarto si mantiene basso, per cui nonostante stiamo aumentando il quantitativo delle fatture elettroniche che sono inviate, abbiamo uno scarto minimo, circa l'8% in realtà. L'8% che si è mantenuto uguale sin dall'inizio, come vedete da lì, quando siamo partiti a giugno su 25.000 fatture, lo scarto era l'8%. Adesso abbiamo 1 milione di fatture e lo scarto è sempre l'8%, per cui ovviamente... Posso fare una domanda su questo punto? Gli errori sono dovuti dalla tecnologia o dagli uomini che non sanno usare la tecnologia? Allora, gli errori sono dovuti da entrambe le cose, nel senso che gli errori nascono da una scarsa confidenza con il mezzo tecnologico, nel senso che la fattura elettronica portava a bordo un insieme di informazioni che sono state appunto dematerializzate, cioè si è cercato di strutturare dei dati uguali per tutti, e quindi qui si ritorna al tema dello standard, uguali per tutti affinché tutti i sistemi tecnologici potessero percepire le informazioni. Chiaramente le prestazioni che possono essere fatturate sono diverse e sono tantissime, quindi sia se noi fatturavamo per un insieme di matite, sia se noi fatturiamo per appunto degli impianti elettrici, le normative specifiche di settore sono differenti, e quindi la fattura doveva portare a bordo un insieme di campi molto infinito. Quindi c'è stato un primo problema da parte del fornitore di trovare il campo giusto. Dall'altro lato c'è stato anche un po' il problema culturale, cioè il cercare di incanalare tutto, e quindi da uscire fuori da quello che era il mio processo precedente, ha fatto sì che si facessero degli errori in questo senso. Certo. Quindi è un po' la quindi diciamo che la tendenza sarà quella di andare vicino allo zero. Assolutamente sì, la tendenza è quella di andare vicino allo zero. Abbiamo quello che volevo dire appunto con la mia presentazione, era appunto la pubblica amministrazione, che per default è quella più burocratizzata, è partita in anticipo appunto perché è obbligata dalle istituzioni a partire.
stiamo incominciando a registrare i primi risparmi e abbiamo verificato appunto che questi primi risparmi, quindi di omogenizzazione dei processi, di appunto risparmi anche economici di quelli che potevano essere le materie di consumo, si hanno maggiormente in quelle amministrazioni che sono partite prima. Questo quindi è dovuto anche a un cambio culturale, nel senso le piccole amministrazioni, il piccolo comune che è partito il 31 marzo, quindi ancora non ha fatto neanche un anno di partenza, chiaramente ha dei problemi che sono culturali, cioè lui per autorizzare la spesa spesso si fa stampare la fattura elettronica in cartaceo perché deve apporre la firma, una firma che non serve a nulla perché appunto il processo è totalmente dematerializzato, però culturalmente lui deve avere un supporto cartaceo da firmare, qualche cosa a cui apporre un timbro. Quindi è chiaro che questo è un processo che andrà a diminuire man mano che appunto la pubblica amministrazione, man mano che si prenderà confidenza con il mezzo tecnologico, man mano che si capirà quanto esso è sicuro e soprattutto utile nella strutturazione dei dati, nell'utilizzo dei dati attraverso dei processi automatizzati, lì avremo i risparmi maggiori. Andando avanti, comunque, appunto, questo è quello che ho detto adesso, cioè noi abbiamo costituito un panel di amministrazioni proprio per capire attraverso un monitoraggio continuo quali erano le aree critiche, quali erano i punti che dovevano essere migliorati. Tutto questo ovviamente nell'ambito italiano, ma se noi andiamo sull'ambito europeo abbiamo che la tendenza a livello europeo è quella di creare un mercato unico integrato, cioè un mercato dove facilmente si può interagire, interoperare. Io devo poter inviare una fattura allo Stato francese piuttosto che appunto un fornitore francese deve poter inviare una fattura anche alla pubblica amministrazione italiana. Questo fa sì che sono state varate delle direttive, appunto una è la direttiva del 2014 che prevede l'utilizzo negli appalti pubblici di fatture elettroniche, e questo fa sì che noi, essendo partiti in anticipo e quindi avendo avuto e avendo a tuttora un'esperienza nel campo, possiamo attraverso le nostre delegazioni che stanno all'interno di questo dello scenario europeo, quindi abbiamo detto, si vede qua come appunto l'articolo 1 sancisce che debbano essere utilizzate le fatture elettroniche in tutti gli appalti e le concessioni a livello europeo, e l'articolo 3 dice che appunto che c'è un mandato, è stato dato mandato ad un organismo competente, che in questo caso è il CEN, di creare un modello semantico, cioè una struttura di fattura che possa essere una struttura di dati che possa essere interoperabile con i diversi sistemi europei. Noi ovviamente, essendo partiti in anticipo, possiamo dare la nostra esperienza, possiamo dire quali sono i campi che maggiormente utilizziamo e soprattutto possiamo far sì che dei dati che per la nostra gestione informatizzata sono fondamentali non vengano trascurati. Certo, alla domanda quali sono i paesi che sono già partiti dovrebbe rispondere Katz. Sì, giusto, una bella mappa dell'Europa, allora la facciamo dopo questa domanda. L'adozione della direttiva è a novembre 2018. E quindi dal 2018 cosa succede? Dal 2018 tutte le pubbliche amministrazioni devono essere europee, devono ricevere fatture interoperabili con il modello semantico che è stato definito dalla direttiva. Cioè per ogni pubblica amministrazione non possono rifiutare una fattura che è diversa. Noi siamo chiamati perché abbiamo creato un modulo. Sì. Faccio una domanda, questa struttura semantica europea è uguale alla nostra, più semplice della nostra, più allora, complicata? Purtroppo ogni paese ha la sua regolamentazione fiscale. E questo fa sì che ci sono delle specifiche territoriali. Noi ad esempio abbiamo che la fattura deve riportare all'interno il CID e il CUP, che sono appunto identificativi di spesa che servono per il monitoraggio della spesa. A livello europeo questo non esiste, per cui chiaramente ci devono essere, e nascono da una legge primaria, il decreto legge 66 dice che all'interno della fattura ci devono essere questi dati. All'interno della struttura del modello europeo questi dati non ci sono chiaramente, per cui oltre ad uno zoccolo, il core si chiama, il core invoice, la parte uguale per tutti che è limitata, che ha dei dati che sono proprio essenziali, oltre a quello ci vanno le varie limitazioni territoriali, quindi ci vanno tutte quante specifiche. Avremo occasione di riparlarne da qui al 2018, però non è che succederà che poi io faccio due fatture, una per l'Italia e una per la Francia. Se posso aggiungere una,
realtà è proprio quello che diceva Claudio, un rischio ci potrebbe essere che ci ritroviamo nel 2018 con una core invoice, quindi una, diciamo, una fattura che sarà obbligatorio non respingere da parte delle pubbliche amministrazioni, che abbia non tutti o degli elementi diversi dall'attuale formato italiano. Ma intanto vi posso consolare per i lavori che stiamo vedendo, sì, ci partecipiamo noi, insomma, ci stanno facendo invece far vedere che più dell'80% del nostro tracciato è già compliant al tracciato, agli standard che si stanno immaginando a livello europeo. Ma il lavoro forte è proprio questo, cioè noi abbiamo, grazie al fatto che siamo partiti prima di altri, un know-how e una capacità, forse non è sempre così, a livello europeo, di poter, diciamo, dare noi un indirizzo maggiore. Sì. Questo ovviamente nell'ambito di un lavoro di squadra che si sta facendo con tutti i paesi. Non è solo poi una questione di elementi settoriali dal punto di vista nazionale, locale, ma è anche un discorso di settore, proprio di filiere, perché l'automotive ha delle sue peculiarità rispetto a... E quindi anche lì ci deve essere inserito. Sì, appunto l'Agenzia per l'Italia Digitale è capodelegazione all'interno di questa commissione che si sta occupando di questi lavori, e appunto grazie a questo siamo riusciti a fare circa 11 emendamenti a quello che era il core invoice, circa 111 emendamenti, e più del 60% è stato recepito da quella che è la normativa, per cui in realtà noi chiaramente, essendo partiti in anticipo ed avendo dei dati da poter esporre rispetto a questo, abbiamo fatto sì che questo potesse essere un banco di prova. Ci siamo, come suol dire, abbiamo capito quali erano le criticità e le abbiamo potute esporre in modo da poterle risolvere tutti quanti insieme. Molto bene, grazie per...